ba, posa la bacheta, ba, ba. Posa la bacheta, tu che ne sai, l'hai vista mai, posa la bacheta, insomma mai. E rientriamo allora nel merito di questa serata che secondo me ci offrirà una serie di spunti e di elementi per poter riflettere su quella che non solo è la scuola e il ruolo di una società del cambiamento, di una società come quella attuale, che è soggetta a profonde modificazioni con una rapidità davvero sorprendente. Parleremo di una figura, sicuramente un personaggio, uno dei personaggi più forti del Novecento italiano, ma parleremo anche di una figura forse estremamente controversa, perché Don Milani è un grande pedagogista, ma è un antipedagogista. Don Milani è uomo di istituzione, ma è uomo contro le istituzioni. Cioè Don Milani è una figura che, come tutte le figure creative, ha una sua connotazione, per cui c'è chi lo ha esaltato, chi lo ha imitato, ma anche chi lo ha combattuto. Personalmente mi sono emozionato nel vedere quella Ikea, che non è soltanto il motto che Don Milani privilegiava rispetto al motto fascista me ne frego. Ikea è, se vogliamo, un credo e un manifesto pedagogico, è un credo e un manifesto politico, è un credo e un manifesto sociale, civile, culturale. Heidegger è filosofia, è incontro con l'altro, con il tu, con l'alterità, è il darsi al prossimo. Ma quale prossimo? Il prossimo ultimo, il prossimo debole, il prossimo emarginato. E la scuola è vista nell'ottica e nella concezione culturale, pedagogica, filosofica e domiana come il luogo non della trasmissione e della stratificazione sociale, ma il luogo del che diventa strumento di alfabetizzazione culturale degli ultimi e che favorisce la mobilità sociale. Ecco allora i concetti di fondo che usciranno questa sera in questo nostro incontro e che vedrà fra i tanti presenti, i tanti testimoni, uomini di spessore come il professore, permettetemi un attimo, il professore Tanzarella, il caro dottor Paolo Randi, tra l'altro notissimo presidente della Consum, la professoressa De Recanti, che porterà, come diceva la preside, che ringrazio anche per aver voluto così di impegnare me in questa occasione. E la ringrazio anche per un'altra ragione. Avevo in qualche modo già fatto una riflessione mia nel giugno scorso, perché ero stato invitato nella Scuola Media Don Milani di Potenza a così a commemorare la figura di questo grande pedagogista e questo grande uomo. E in realtà però le mie condizioni all'epoca di salute non mi hanno permesso, per cui ecco, quella riflessione mi è tornata utile in questo momento, in questa occasione. Vedremo la scuola di Don Milani, è una scuola profondamente diversa da quella che noi immaginiamo, è una scuola del tutto innovativa e come tutti gli innovatori Don Milani avrà, come dicevo prima, avrà una scia di seguaci, avrà una scia di persone che in qualche modo non solo lo seguiranno, ma lo esalteranno, ma avrà anche chi lo riterrà, come si dice, all'interno stesso della Curia e della Chiesa, uomo pericoloso, se non un uomo rivoluzionario, quindi non sotto questo punto di vista. Allora, ripeto, la serata sarà particolarmente interessante. La professoressa Campi porterà, come dire, una esperienza, storie di alternanza. Voi sapete che a partire dalla riforma del 2003, la legge 53, la cosiddetta riforma Moratti, è stata introdotta nel nostro sistema scolastico della scuola secondaria di secondo grado, il sistema di alternanza scuola-lavoro, con tutti i pregi, tutti i difetti, ma se vogliamo individualmente il principio di fondo, cioè mettere i ragazzi nella condizione di vivere un'esperienza di lavoro. Poi ci sono state delle modificazioni e quindi sicuramente sarà, come dire, un'esperienza che i ragazzi ci porteranno e che arricchiranno la serata. Bene. Dopo i saluti
della preside Ruggeri, che scriveva ancora una volta ringrazio per e i saluti dell'assessore della cultura Teresa. Abbiamo una scaletta in modo particolare, per cui procederemo, inizieremo prima di dare la parola ai nostri relatori, inizieremo questa serata con la lettura del testo 1, La scuola di Barbiana, a cura di Mattia Di Pietro. Da lettera a una professoressa. Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome, ne ha bocciati tanti. Io invece lo ricordo lo stesso a lei, ai suoi colleghi, a quell'istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che respingete, ci respingete nei campi e nelle fabbriche, poi ci dimenticate. A Barbiana tutti i ragazzi andavano a scuola da tre, dalla mattina presto fino al buio, estate e inverno, nessuno era negato per gli studi. Barbiana, quando arrivai non mi sembrò una scuola, né cattedra, né lavagna, né banchi, solo grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si mangiava. D'ogni libro c'era una copia sola, i ragazzi ci si stringevano sopra. Si faceva fatica ad accorgersi che uno era un po' più grande e insegnava. Il più vecchio di quei maestri aveva 16 anni, il più piccolo ne aveva 12 e mi riempiva di ammirazione. Decisi fin dal primo giorno che avrei insegnato anch'io. La vita era dura anche lassù, disciplina e scenate da far perdere la voglia di tornare. Però chi era senza base, lento o svogliato, si sentiva il primo. Veniva accolto come voi accogliete il primo della classe. Sembrava che la scuola fosse tutta solo per lui, finché non aveva capito gli altri non andavano avanti. Non c'era ricreazione, non era vacanza nemmeno la domenica. Nessuno di noi si dava gran pensiero, perché il lavoro è peggio. Lucio, che aveva 36 mucche nella stalla, disse: «La scuola è sempre meglio della merda». Questa frase va scolpita sulla porta delle vostre scuole. Milioni di ragazzi contadini sono pronti a sottoscriverla. Che i ragazzi odiano la scuola e amano il gioco, lo dite voi. Tutta la vostra scuola è costruita così, come se il mondo foste voi. L'anno dopo ero maestro. Se sbagliavo qualcosa, poco male. Era un sollievo per i ragazzi, si cercava insieme. Le ore passavano serene, senza paura e senza soggezione. Poi, insegnando, imparavo tante cose. Per esempio, ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è avarizia. Dopo questa lettura fatta con sentimento, con passione dal nostro caro Mattia, prima di procedere e dare la parola, vorrei salutare anche a nome di questa istituzione scolastica la dirigente dell'ambito territoriale, la professoressa dirigente Deborah Infante, qui presente, accompagnata dalla collaboratrice Nunzia, la nostra carissima e affettuosissima Nunzia. Grazie per la vostra presenza e introduco soltanto rapidamente, molto brevemente, per così non profilare, ma almeno nelle linee generali, questo uomo, questa figura. Lui nasce a Firenze, appartiene ad una famiglia che è anticlericale ed è nei confronti del credo, come dire, è agnostica. Il papà è un docente universitario, la madre è una raffinata signora ebrea. Lui decide a 20 anni di entrare in seminario. Entra in seminario, divenuto sacerdote, viene assegnato ad un paesino in provincia di Firenze, San Donato Calenzano, dove
scrive le esperienze pastorali, che vengono però viste subito come una sorta di ribellione, tant'è che per punizione viene mandato a Barbiana. A Barbiana prosegue quello che faceva San Donato Valenzano, una scuola serale per i figli di operai e contadini. Qui comincia la sua avventura, la sua storia, e dove ovviamente scriverà insieme ai suoi ragazzi quella lettera a una professoressa, su cui dico solo un concetto, che cos'è? Ci dà la professoressa, tu mi bocci tutti i ragazzi. Ma insomma, sulla base di che cosa mi bocci questi ragazzi? Tieni conto che la scuola non è proprio così, diciamo noi, tieni conto che la scuola non nasce per bocciare, la scuola nasce per promuovere. Che cosa? Lo sviluppo armonico integrale della persona, così si dice la raccolta. Sviluppare cioè tutte le facoltà, tutte le potenzialità. E poi la scuola non è che può distinguere i figli di papà dai figli della povera gente. La scuola è strumento di alfabetizzazione culturale. Diceva Socrate che l'uomo è libero quando ha la cultura ed è prigioniero, è schiavo. Non è libero quando è ignorante. Quindi la scuola non nasce per, ripeto, bocciare, ma nasce per promuovere. Abbiamo ovviamente la scuola dell'obbligo. E quindi inizia la sua scuola alternativa, che è fatta di che cosa? Heidegger, abbiamo detto, già è un credo pedagogico. Una scuola dove non ci sono registri, non ci sono banchi, non c'è la lavagna, non ci sono tutti quegli strumenti, quelle attrezzature che solitamente noi concediamo. E lì c'è un maestro che non insegna, c'è un maestro che predispone l'ambiente educativo di apprendimento, c'è un maestro che organizza, c'è un maestro che aiuta, c'è un maestro che guida, c'è un maestro che sollecita, c'è un maestro che sprona i ragazzi affinché si impegnino sui contenuti culturali che ritengono importanti per la vita. Una scuola quindi profondamente diversa, alternativa, su cui ovviamente costruirà, ripeto, Don Milani, non soltanto il suo credo pedagogico, ma la sfida. La discussione di questa sera non è soltanto una rievocazione, ma è soltanto, è anche quella di pensare, a distanza di 50 anni, se e in che misura il pensiero di Don Milani è attuale. Dico solo questo recentemente, perché sia una questione di un mese, da parte è venuta fuori una recente pubblicazione. Don Lorenzo Milani, la lezione continua di Rondanini, ho letto la premessa fatta da Giancarlo Cerini, dove sostanzialmente ribadisce che quei temi che erano alla base ieri, che hanno portato Don Milani ad organizzare la sua scuola, quei temi sono oggi ancora tutti quanti in vita, anche se si presenta in maniera un tantino diversa. Basti pensare a quella 107, la buona scuola, la cosiddetta buona scuola, che in qualche modo sotto il punto di vista, ecco, di una scuola di tutti e per tutti, una scuola che assicura l'uguaglianza delle opportunità, fa forse qualche marcia indietro e non in avanti. Bene. Va, va, posa la cata, va, va, posa la cata, tu che ne sai, l'hai vista mai, posa la cata, insomma, mai.